E buon pomeriggio a tutti, bella gente, benvenuti in questa nuova puntata e soprattutto buona a ognuno di voi. Come sta? Tutto bene? State passando un buon inizio agosto? Stiamo andando di gennaio? Ho messo anche la chat video così posso vedere i vostri messaggi e posso scrivere dalla chat. Ho tolto l'audio perché così non sentirete doppio. Allora, ragazzi, prima di iniziare come sempre una live, beh, attualmente tutti i compagni di avventura sono ancora in pausa, quindi riprenderanno le live o direttamente stasera o domani, come hanno già detto tutti. Un bel mandarino, no? Ci vuole. Non babbuffo i dolci, nel pomeriggio mi piace mangiare qualcosa più sano che Corpus Anus. È bello vedere quando il Vedi Show parte la notifica che vado in live. Allora ragazzi, un altro anno è passato ed è iniziato uno nuovo per noi oggi. Non ho quasi molte parole, voglio ringraziare prima di tutto a tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri tra le varie community. E sperare che quest'anno sia un po' migliore rispetto a quello dell'anno scorso, che si può dire che ho passato un paio di mesi un po' complicati, un po' difficili, però sono sempre comunque andato avanti. Tra le tante bellissime cose, questa è anche una live molto speciale che voglio dedicare alla nostra Dudley Angela, che come avete ben saputo finalmente è nata la sua piccolina. Facciamo tanti auguri. Beh, ragazzi, cosa aspettate in questo 2020? Soprattutto tra le novità di vita, lavoro, amore. Mi sono fatto leggere le carte da Karima e devo dire che non sono uscite abbastanza male, anzi, io vedo un'ottima prospettiva per quest'anno. Aspetto che viene qualcun altro, però comunque continuo a parlare. Allora, questo sarà soprattutto un anno molto speciale anche per gli eventi di gaming. Finalmente, il PC portatile, il mio secondo monitor che potrò usare finalmente quando vado in live. In questo modo potrò leggere i messaggi nelle vostre chat, perché visto che alcune volte giocherò anche da PC, mi è un po' difficile leggere dalla chat e interagire, però da qua potrò farlo senza problemi. Stessa cosa che sto facendo anche con la PlayStation. Sono riuscito a far installare Windows 10 e ieri ho fatto un paio di test e prova ed è andata abbastanza bene. Ma devo finire installare con altre applicazioni come Discord, Stream OBS, se nel caso faccio qualche live anche da qua, visto che tengo la webcam. Più avanti voglio finire di sistemare altre cose, prendere un bel microfono ad esempio. Ora sto usando un'altra volta quello delle cuffie e l'ho posizionato in modo che potete sentire la mia voce senza problemi ad alto volume. Voglio dire che in questi ultimi mesi il mio canale è cresciuto molto, è entrata moltissima gente simpatica, vorrei ringraziare soprattutto il gruppo Angry Gaming che è entrato a far parte da poco nella mia bella community, in cui fanno parte Narumi, Maniacs Live. Poi tra gli altri gruppi che ho conosciuto e che sono diventati anche miei follower e amici, ci sarebbe Beh, la mamma di Twitch, Mirka, e insieme al suo compagno Supam, che vanno spesso in live insieme, portano vari giochi. Mi ricordo di passare anche da loro e gli lasciai un bel follower, che hanno fatto delle stupende live da quando ho cominciato a seguirli.
Mi ricordo che stasera molto probabilmente anche il mio compagno di avventura Fabio Deca andrà in live, non so che cosa porterà. O Death Stranding o qualcosa sul PC, o soprattutto Metro, visto che ha preso uguale me. Devo dire che ho creduto molto in questo progetto. Man mano in questi giorni ho visto nelle mie ultime live di fine anno. È passata molta bellissima gente simpatica e ringrazio molto ognuno di voi. Chi mi ha fatto il raid e siete rimasti in 5, in 10 persone, mi avete seguito, mi siete messi a ridere, a scherzare. Tra le ultime follower c'è la nostra Lux, che è anche lei una streamer alle prime armi, che infatti non vedo l'ora di vedere una sua live retro, perché durante le prove stava portando il primo un gioco su PlayStation che avevo anche giocato tempo fa nella mia infanzia, Hercules. E spero con tutto il cuore che il suo canale cresca, quindi vi ricordo di passare da lei, di seguirla. Boh. Vorrei comunque sempre ringraziare ognuno di voi che hanno sempre creduto in me, mi hanno dato fiducia. I regali che ho avuto sono stati bellissimi, alcuni me li sono fatti io. Ma i regali più importanti che ho avuto sono stati l'amicizia per ognuno di voi. Un regalo che mi rimarrà soprattutto speciale è fatta da una coppia che mi vuole molto bene e che hanno sempre creduto in me. Ringrazio te e Marisa per il regalo che mi hanno fatto. E vi auguro comunque una buona giornata. Tra i giochi che mi sono preso come regalo, mi sono preso il nuovo, l'ultimo Metro Exodus, Death Stranding e The Division 2. Spero che in questo nuovo anno di gennaio faccia qualche altro bel acquisto. Ho visto tanti potenziali giochi. Poi, man mano, vorrei anche acquistarmi qualche altra console. Non saprei se vorrei cominciare a prendermi prima una Nintendo Switch o una Xbox One. Visto che là su tutte e due le piattaforme ci sono molti giochi interessanti. La Xbox, ad esempio, ci sono gli ultimi giochi di Gears of War, che non vedo l'ora di recuperarli per la Xbox 360 che ho. Per la Nintendo Switch, beh, il mio gioco preferito che mi rimarrà nel cuore è Super Mario. Infatti penso che vorrei tanto prendere quella mini console, la SUP, che sarebbe una sorta di Game Boy, che ci sono 400 giochi e tra questi giochi c'è soprattutto i primi capitoli di Super Mario, Mortal Kombat e molti altri. Comunque il mio obiettivo di recuperare tutte le piattaforme rimane sempre. Non vedo l'ora di sistemare soprattutto una parte di parete attrezzata, perché ho già degli angoli dove posso mettere già varie console in questo mobile che ho. E riparare soprattutto questa bella televisione, che è così. Avrò tre schermi con la scheda di acquisizione che non vedo l'ora di farmela sistemare grazie a ognuno di voi, come Leo, Ernest, streamer che mi hanno aiutato soprattutto a sistemare meglio il mio canale, soprattutto stream OBS che devo finire di sistemare perché non lo capisco perché ogni volta non mi parte il bot dell'ISO. Sapete, Vreta? Credo che quest'anno sia ottimo per ognuno di voi. Come dice il nostro grande Gustavo, papà della nostra bella Karim, che anche lui mi ha cominciato da poco, però è una brava persona, soprattutto quando mostra i suoi lavori e legge le carte. E Karim anche. Spero che presto ricominceranno tutti quanti a fare live, però almeno questi 1 o 2 giorni di riposo ci serviranno. Io ovviamente voglio fare live per approfittare finché sto ancora fermo con il lavoro. Per il resto, ragazzi, voglio parlare un po' delle nuove novità di quest'anno. Come ben sapete, ad aprile finalmente vedremo il terzo capitolo di Resident Evil, che già lo tengo bello prenotato e lo voglio portare in live. Tra gli altri giochi vedremo soprattutto il nuovo The Last of Us 2, che da quello che sto vedendo dai vari gameplay rilasciati dai demo è affatto male. Il livello survival è molto migliorato. Come protagonista avete visto sarà la nostra Lee,
E a quanto pare ci saranno delle ispezioni in cui vedremo anche il protagonista principale. Tra i nuovi giochi comunque abbiamo anche del nuovo Watch Dogs Legion, che da quello che sto vedendo non è affatto male. Ma un gioco che rimarrà nel mio cuore, per la mia grande passione, il nuovo Resident Evil 3. Devo dire che la Capcom ci ha fatto una bella sorpresa a fine anno. Ciao Tommà, sono bello, benvenuto nella mia live. Io sono Lord Darkness, sono uno streamer, porto vari giochi, specialmente retro games. Ti ricordo che se vuoi seguirmi basta che lasci un bel cuoricino e rimarrai sempre aggiornato per tutte le volte che vado in live. Questa è una live particolare di inizio nuovo anno che sto dando gli auguri a tutti quanti. Ciao Arctic, benvenuto anche te in live. Mi dispiace, mamma mia. Un'ora bloccata in ascensore. Se ti dico che mi è capitata anche a me la stessa cosa, è stata micidiale, credimi. Io non sopporto la folla. Gli spazi stretti, no, vabbè, ma la folla, mamma mia. Quando sto dentro una stanza con un sacco di gente mi acchiappa l'ansia. Vedo che mi hai fatto una donazione di 1 euro, grazie. Eh sì, lo so. Comunque, Art, che benvenuto anche a te in live. Come ho già detto, io sono Lord Darkness, sono uno streamer e porto vari giochi, specialmente retro games. Ti ricordo che se vuoi seguirmi basta che mi lasci un bel cuoricino e rimarrai sempre aggiornato. Io le live attualmente le sto facendo le sere perché lavoro la mattina e faccio dalle 6 o 7 ore di lavoro e qui ritorno la sera. Però quando comincerà l'estate avrò tempo soprattutto di streamare la mattina. Come gioco sto portando Metro Exodus, ma adesso che finalmente ho il secondo PC, penso che riprenderò a fare qualche live anche dal computer. Stavo portando. Come gioco? Oh, vediamo un po'. Oh, grazie per avermi lasciato i follower. Come gioco da PC sto portando Deponia. Bellissimo, che finalmente vorrei continuarlo perché all'inizio non riuscivo a portarlo per un motivo. Andavo in live, però non riuscivo a leggere i vostri messaggi perché dovevo sempre passare al telefono. Ora che ho il telefono, computer, adesso posso seguire senza problemi. Il primo Deponia. Eh sì, ce ne sono un sacco, ma io attualmente ho solamente il primo. Man mano vedrò di recuperare anche gli altri da PC. Questo è stato un regalo che ho avuto durante una lotteria su un altro canale, di Emu che Passione. Questo è vero, ma io sono libero di portare quello che voglio, perché infatti non mi porta delle critiche dalla gente. Chi porta un gioco in live deve avere una grande passione soprattutto e deve farsi piacere. Io ho portato rarissimi giochi come Resident Evil e anche molti altri titoli di avventura. Wardrobe. Eh beh, sì. Gli arcade non ne ho portati molti, però vorrei portarne qualcun altro. Infatti, tra i giochi retro vorrei portare anche la saga di Metal Gear. Ma il prossimo che voglio portare è soprattutto Death Stranding, l'erede di Metal Gear. Ed aprile? Aprile là c'è spazio per il nuovo Resident Evil 3. Peccato che non l'hanno chiamato come l'originale, Resident Evil 3 Nemesis, o Last Escapade. Comunque, da quello che sto vedendo, direi che è un open world abbastanza grande rispetto al secondo capitolo. Chissà che novità ci saranno a livello di sfide, se ci saranno altre missioni in più. Anche The Last of Us 2, ovviamente.
L'ho già detto, tra i tanti giochi che voglio portare sono questi qua. The Last of Us 2, Resident Evil 3, il nuovo Watch Dogs Legion. E Nissa, benvenuto in live, grazie anche a te, auguri buon anno. Ragazzi, vi presento Nissa80, anche lui è uno streamer, porta vari giochi, vi ricordo di passare da lui e di lasciargli un bel follower. Meno male che sono venuti a sbloccare l'ascensore. Dimmi, ma stai solamente tu o c'è qualcun altro? Ah, sei da solo? Non ho capito. Ah, dagli tempo, ma adesso ti fanno uscire. Allora, Nis, come è passato la fine dell'anno? Abbastanza bene? Ti sei divertito con amici e famiglie? Ti sei ubriacato? Hai mangiato abbondante? Dimmi, Arctic, tu di dove sei? Hai passato almeno un buon anno prima di restare bloccato dentro a questo ascensore? Ah, si è divisa. Un po' come Menis. Anch'io quest'anno l'ho passato da solo. Il tempo di andare a salutare un po' amici e parenti. Ti ha fatto schifo questo 2019? Beh, speriamo che almeno questo 2020 ci siano più novità per una vita quotidiana e tranquilla per ognuno di noi. Infatti per Nissa è stata una grande novità. Sono contento per te. Anche per me questo 2019, come ho già detto, ho conosciuto un sacco di persone. Mamma mia. Far Cry 3. Oh sì. Anche quello non vedo l'ora di portare in live tutti i principali capitoli. Ho il cofanetto corto per PlayStation 3, in quale tengo il primo capitolo, il secondo e il terzo con le DLC. Infatti, come Far Cry, attualmente dispongo soprattutto per PlayStation 4 il 4 edizioni Gold, che Far Cry prima e il penultimo che è uscito. Eh sì, Far Cry 3 è stata una grande evoluzione di open world rispetto al secondo. Perché a nessuno di voi è piaciuto il quarto, non era così malamente. Forse perché era ambientato un poco in India?
Devo dire che Far Cry 4 fu una grande novità, che rappresentò uno dei tanti giochi per la Next Generation, la fine delle prime console della PS3 e Xbox 360 per passare direttamente dalla 4 all'Xbox One. Ti riferisci al finale della storia? Lo so. Diciamo che non è che tenevo granché di finale, due finali alternativi che non erano né buoni né malvagi. Ah sì, ti riferisci al finale? Né che il gioco finiva in 3 secondi? Mamma mia, che risate. No, no, è stata proprio una risata. Si può dire che la Ubisoft ha voluto fare un poco di commedia come la Konami. Neanche io lo sapevo, l'ho visto tramite un game player di Joseph Gaming, questo finale. Certo che mi sono fatto 4 risate. Vabbè, almeno questo è stato l'unico Far Cry che ha avuto questa sorta di finale. Almeno gli altri Far Cry 3 c'erano due finali, il bene e il male. Far Cry prima era un unico finale diretto. Far Cry 5 anche là c'erano due tipi di finale. Il primo arrestarlo o non arrestarlo. Anche quello devo recuperarlo assolutamente. Ah, meno male sei uscito dall'ascensore. È successo per il lavoro o sei andato a trovare qualcuno? Ah, quindi è successo nel tuo appartamento, ascensore condominiale. A me che sono stato a lavorare in due palazzi con l'ascensore non mi è mai capitato. Quella volta vabbè, perché si era staccata la corrente per un paio di minuti. Io ci sono stato a Pisa, non è affatto male. Nella mia vita si può dire che ho viaggiato un po' poco. Sono stato una volta a Milano, Roma sono stato un sacco di volte, a Formia soprattutto, Reggio Calabria, Capri. Punto fisso sempre Ischia, Casa Micciola, bellissima. Grande sogno che vorrei andare a Lucca almeno una volta e guardarmi fino a me. Evento. Dal 50° al 30° piano. Oh mamma mia. Mamma mia. A parte Corolini che sta avendo 710 spettatori, ancora nessuno dei nostri sono ancora in live.
Ma gli occhi è tenere più bello. È la mia moto. Ti sei abbonato, Arctic? Questa non mi è uscita la notifica. Ah, hai usato i miei punti canale. Ok. Eh sì, attualmente questa è la mia unica emote. Però quest'anno voglio prepararmene un'altra. Altre due. Ho già chiesto a un mio amico che anche lui streama e che fa soprattutto emote per vari canali di Segnale. Poi devo far disegnare soprattutto le scritte per il mio canale. Questo è il simbolo del drago. Bella questa emote. Infatti rappresenta la confraternita. E il gruppo che ho detto prima che man mano stiamo crescendo e che sto stringendo molte amicizie. Nissa, ad esempio, è uno dei tanti. Infatti questa fine di novembre-dicembre devo dire che ho conosciuto un sacco di persone e sono entrato in moltissimi gruppi appassionati di gaming. Specialmente nel retro games. L'angolo del gaming come Emoca e Passione, Noran, Iside Romea e Luna Port Full soprattutto portano tutti quanti la maggior parte dei giochi di retro games e anche Lux. Infatti, tra le prossime cose che dovrò fare sarà quella di prendere un emulatore con il giusto programma e portare dei titoli retro. Perché poi per la PlayStation 3 devo prendere un componente se voglio portare soprattutto qualcosa di là. Per fortuna che ci sta il PlayStation Now, che là posso portare un sacco di giochi sia di PS2 e PS3. La saga di Metal Gear, ad esempio, partendo dal secondo fino all'ultimo, Games of Patriot. Survival vedremo un po'. Già so che purtroppo non è che è molto piaciuto dai fan, perché è stato un po' scarso a livello di idee, ma che possiamo dire? Purtroppo Kojima se n'è andato. E la Konami, certo, non poteva creare un altro Metal Gear senza di lui. Oh, Karim! Buonasera, cara, benvenuta in live. Ragazzi, presento Karimaka. Anche lei è una streamer, porta varissimi giochi, soprattutto live molto speciale dedicata la costruzione di Lego e dei tanti temi di attualità. Vi ricordo di passare da lei e di lasciargli un bel follower. Come stai? Hai passato un buon anno, cari miei famiglia? Come sta Gustavo, tua madre? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Ecco qua. Anche tu sei uno stream, Arctic. Ma mano, non ti preoccupare, non dire che ti fai schifo. Guarda che tutti quanti noi non è che facciamo per crescere i punti o i sub. Noi lo facciamo soprattutto per la nostra grande passione, condividiamo le nostre idee. Tutti noi portiamo le nostre più grandi passioni. Carmen, ad esempio, da quando l'ho conosciuta da pochi mesi, dal suo canale ho fatto grandissime amicizie. Suo padre Gustavo, che anche lui fa moltissime live, specialmente quando porta i suoi lavori artistici. Karim, ad esempio, con la sua passione per il cosplay. Ah, ragazzi, vi ricordo che fra 2 giorni c'è un evento molto speciale sul suo canale, quindi vi ricordo di passare da lei. Che cosa vuol dire questi 2 giorni? Quale evento sarà?
Ebbene sì, fra 2 giorni sarà il suo compleanno, quindi vi ricordo di passare da lei, di fargli tanti tanti auguri, di lasciargli tanti tanti cuoricini, che se lo merita. Mo stai a casa, Karim? O stai ancora in giro a divertirti? Wow, prima mi sono visto un po' stamattina mentre facevo le pulizie, perché ieri sera ha fatto gli acchiappafantasmi e non l'ho visto tutto quanto. Sono bellissimi questi film durante il periodo natalizio. Ok, grazie per l'hosting. Arctic. Ok, ho visto le tue foto, sono bellissime. Hai passato un ottimo capodanno, ti sei molto divertito. Quando avrò finito questa live comincerò un poco con Metro. Poi stavo pensando che in questi giorni, forse domani, faccio un po' di giochi del PC. Beh, che ho fatto? Sono uscito. Ho dato gli auguri, mi sono fatto un paio di giretti. Ieri sera ho cucinato e mi sono gustato le varie live, specialmente di Alexis e di Yeye, che hanno portato la live fino alla fine della mezzanotte. E poi ho giocato un poco al retro, ho giocato un po' con la PlayStation 1. Beh, certo, Artic, non ti preoccupare, come ho già detto, questo mio canale consiste di far conoscere tra di noi, fare crescere le nostre community. Tu streami specialmente da YouTube o da Twitch? Soprattutto che cosa porti in live spesso? Guarda, Karim, eccolo qua. Finalmente il mio secondo computer. Così posso finalmente iniziare a guardare le chat e passare sui vari canali. Mi serviva un secondo monitor. Ehi Black, buonasera e benvenuto anche a te in live e tanti auguri pure a te di buon anno. Ragazzi, presenta anche lui Black Jackal, anche lui è uno streamer, porta vari giochi specialmente sul PC. Vi ricordo di passare sul suo canale e di lasciargli un bel follower. Puoi scriverlo anche qua. Vabbè, però almeno ti diverti. Ehi, Gray! Buonasera anche a te, auguri anche a te, ragazzi, presento Gray92. Anche lui è uno streamer e anche follower della nostra Karim. Quindi vi ricordo di passare anche da lui e di portare un bel follower. Ecco qua. Però state passando un sacco, eh? Gray, Gray. Te lo meriti, dai. Quante volte sei passato una mia e mi hai salutato? Tutto bene, ragazzi. Stamattina sono uscito, mi sono fatto vari giri. E dopo faccio un po' di live portando Metro Exodus, che mi sto molto divertendo, mi sto molto applicando. Figurate che questo gioco mi fa fare quasi dalle 4 e 5 ore di live. Ci sono talmente tante missioni secondarie ed esplorative che questo gioco, figurate, mi ha fatto ricordare molto Resistance Fallen Man e Fallout e Rage.
Le sue caratteristiche mi ricordano molto quello. Eh sì, Black. Io ho giocato la prima versione di Metro 2033 sull'Xbox 360. Poi ho giocato il secondo. La remaster del primo ho fatto solamente una partita alla demo quando tanto era uscito. Ti chiami Bonnie 23 sul tuo canale. Non ti chiami Arctic 1532. Ah, è un altro canale. Ho capito. Ah, tieni due canali, uno per guardare e un altro per streamare. Vabbè, potevi fare un solo canale. Guarda, io perché non tengo un canale solo per streamare e per guardare? Fai prima. Allora, ragazzi, soprattutto streamer, cosa porterete di bello domani a livello di gioco? Io penso che domani comincerò un po' finalmente Deponia su PC. Finalmente che adesso ho il portatile, poi io usarlo per guardare la chat senza problemi. Ok, Gray, grazie per essere passato e fai tanti auguri a te e a famiglia. Un bacione. Tu al lavoro, Nissa. E tu arti con Raymond o FIFA. Io lavoro meno male, dovrei ricominciare in settimana. Infatti, come ho già detto, io lavoro la mattina dalle 8 e mezza fino alle 5 e mezza e streamo la sera. Ovviamente non streamo fisso tutte le sere perché sono sempre un po' incasinato quando torno a casa. Television 2. Io ce l'ho per la PlayStation 4. Bello, Silent Hill. Sto tenendo d'occhio varie aste. Mamma mia, la prima versione la vendono a 100 euro. Quello è un titolo che devo assolutamente recuperarlo e metterlo nella mia collezione PS. Ma attualmente come mie spese, allora, questo mese, beh, visto che il 19 è soprattutto il mio onomastico, mi farò solo qualche piccolo regalino. E poi vedrò soprattutto la prossima cosa da sistemare. Che man mano l'emulatore mi servirà per forza. Che devo portare qualcosa di retro. La maggior parte delle cose, meno male, posso portare tramite PlayStation Now. Tanto a pagare un abbonamento di 10 euro al mese non è malamente. Perfetto, comincerà dopo soprattutto con Space Enigmas. Quindi vi ricordo ragazzi che fra breve il nostro Black entrerà in live. Ad aprile, mamma mia, sarà una bella corsa ragazzi per il nuovo Resident Evil. Non vedo l'ora che esce perché voglio giocarci assolutamente. Devo riconoscere che le novità sono pazzesche, ma soprattutto Nemesis. Però sapete, è bello, è vero, però io preferisco il Nemesis originale. Oh, hai ancora pure tu una PlayStation funzionante, perfetto. Beh, Black, guarda, attualmente come fa soprattutto Ernest, Emu che passione, Nolan, tutti usano l'emulatore per i giochi della PS1, è più conveniente.
La mia ha compiuto 22 anni il 25 dicembre. 22 anni. La mia PlayStation 1. 22 anni suonati. Guardate il joystick. Perfetto. Guardate come si è conservato. Nuovissimo, non c'è un graffio. Guardate, persino i tasti sono ancora perfetti. Ehi, Leo, Angela, buonasera e benvenuti in live. Ragazzi, presento Angela e Leo, anche loro sono una coppia di streamer. Angela è la mente e Leo il braccio. Vi ricordo di passare da lui e di lasciargli un bel follower. E ancora tanti auguri, tutto bene. Sto facendo una piccola live per dare gli auguri, buon anno, e dopo tacco con me Tro Exodus. E poi domani probabilmente finalmente faccio qualche live al PC portando un po' d'Eponia. Però un'altra cosa, vorrei tanto sistemare questa dannata ISO perché è impossibile, che devo sempre scrivere a mano. Beh, poi non dimentichiamoci, ragazzi, ho anche un'altra cosa vicino alla 1. Guardate. Joystick della PlayStation 2, ancora in ottime condizioni. Solo una piccola riparazione che ho dovuto fare sistemando l'analogico e il tasto della X. Non immaginate che ho passato per aprirlo e rimontarlo un'altra volta. Ho dovuto seguire man mano le istruzioni, ma ogni volta che lo chiudevo mi scappava sempre il tasto dell'R1. Che differenza, ragazzi, la sua evoluzione con il joystick della 4. Molto più grande. Infatti hai ragione, Black. Il joystick della 3 è molto più pesante rispetto a quello della 4. Si sente? Salve da 90, benvenuti in live e soprattutto tanti auguri di buon anno. Guardate, io li ho tutti e due. Questo qua, se vedete bene, guardate la scritta. Vedete? C'è scritto solo Sigmen. Non c'è il DualShock. Questo è il primo joystick che uscì sulla PlayStation 3 senza la vibrazione. Questo fu il secondo modello che tanto è uscito. E come potete vedere c'è scritto DualShock 3. Come notate, anche sul controllo della 2, ad esempio, c'è scritto qua DualShock 2. Questo fa vedere soprattutto l'evoluzione che è avvenuta. Il mio primo gioco è stato Resistance Fallen Man, il primo che ha rappresentato l'inizio di una serie. Eh sì. Però lo sai, io spesso uso persino il caricabatterie del cellulare per caricare il controllo della 4.
Un'altra cosa che devo prendere è una piattaforma a 4 ingressi. Già ne ho trovata una perché voglio potenziare la RAM della mia PlayStation 4. Devo prendere una disk da 2 TB. Ma chi ci crede? Wow, quello era terapeutico. Stavano certi scenari che vibrava il controller e tu lo mettevi qua sulla spalla e ti massaggiava la spalla. Cazzo, era terapeutico. Quella fu la più grande novità. Vedete come si appoggia sulla spalla? Una bellezza. No, Arti, non dica la PS3 è una pattumiera. Wow. La PS3 è stata la prima console potevi connetterti online completamente. La PlayStation 2 è vero che aveva la possibilità di connettersi a un browser, ma solo per i giochi multiplayer. Ah, comunque, Dawa, io sono Lord Hacken, sono uno streamer e porto vari giochi, specialmente retro games. Basta che lasci un cuoricino e rimarrai sempre aggiornato per tutte le volte che vado in live. Vado in live tutte le sere e durante l'estate anche la mattina. Spero che questa mia live ti stia piacendo, Dawa. Che a breve, appena ho finito, passo a Metro. Wow, ti hai venduto la tua PlayStation 3. Io no, mi dispiace, io non le vendo. Io me le conserverò fino alla fine. Infatti devo recuperare la PlayStation 2 originale. Poi la PS1 voglio recuperare la Slim con lo schermo portatile. Qua 50 euro. Qua Anissa, tu ti sei venduto tutti i giochi della 3 e ti sei comprato la 4. Io no. Se vedete che dietro di me, là sotto ho più o meno 12 giochi PS3. Sopra i titoli della PS4 che saranno più o meno una trentina. La mia non fa rumore. Perché allora, io la tengo in un luogo abbastanza ventilato. In questo modo non rischia il rumore. Inoltre pulisco sempre tutti i filtri. Tutte le volte con la vatta e lo spirito dall'esterno. In modo da togliere tutta la polvere. E poi, appena avrò sistemato una cosetta, ma vi faccio vedere che cosa ci metterò vicino. Eccolo qua. Vedete? La piattaforma. Guardate qua. Questa piattaforma è compatibile per tutti e tre i modelli di PlayStation. La prima PlayStation, la PlayStation 3 e la Pro.
ha due ventole di riposizionamento raffreddamento, due ingressi per i joystick e un ingresso in più che serve soprattutto per collegare il cavetto USB e molto altro. Ok, Blacko, visto che sei appena entrato in live. Come potete vedere, vedete, è proprio originale della PlayStation. Di recente, molte case produttrici come la Namco, la Trust, stanno man mano creando accessori per console. Infatti c'è anche un accessorio compatibile identico a questo per l'Xbox. Anche a te auguri buon... non ancora a te famiglia. Ecco qua. Grazie. Che cosa dopo 3 anni va cambiata? Dawa. Fammi godere un secondo live del nostro Black sul mio canale di Facebook. La console viene cambiata dopo 3 anni. Di norma la cambi solamente se ha un guasto. A mia, meno male, guarda, c'ha ormai 3 anni e va benissimo. Persino la PS1, guarda, non l'ho mai portata a fare una riparazione. La 2 solamente per un aggiornamento. La 3 l'ho sostituita perché mi si era bruciata la scheda madre. La 4 da quando ce l'ho non l'ho mai portata a cambiarla né a fare una riparazione. Ecco fatto. Quindi norma, credimi, cambi la console solamente nel caso ci sia un guasto. È vero che la Pro e la PS4 Rim forse avranno un potenziamento in più. Tu che hai? Hai anche tu una PlayStation? Un Xbox? Una Nintendo? Hai qualche console? Io onestamente ho la bellezza di 5 piattaforme. Compreso i PC fanno 6. Ho anche l'Xbox 360, che questa devo assolutamente fare una piccola riparazione. Devo sostituire il lettore.
Vediamo un po', ci sta qualche novità oggi. Oh, allora è sceso il prezzo di Resident Evil su eBay, 50 euro. No, e beh, io tanto l'ho preso su Amazon. Ma l'hai aperta quando l'hai pulita? Perché guarda, il rumore viene causato specialmente se la pentola all'interno è molto intasata dalla polvere. Poi la pasta termica viene messa soprattutto nel caso in cui la pentola e qualche componente all'interno sono parecchio danneggiati. Poi te l'ho detto, nessuno cambia la console. Vabbè, c'è gente che spende. Però la mia PS4 da quando la tengo non mi ha mai dato problemi. Oh, già si sta facendo bello buio qua fuori, lo vedo dalla porta. Per la pasta termica, guarda, tu devi solo portarlo direttamente a un negozio. Io a livello posso solamente fare una pulizia, però a livello di mettere la pasta termica, quello lo faccio fare dal tecnico. Allora, dipende. Lui apre la console, controlla i componenti uno a uno, controlla soprattutto la ventola. E vede un po' qual è la causa di questo rumore. Perché spesso vedi questo rumore massacrante dovuto soprattutto al fatto perché la pentola è talmente intasata dalla polvere, gira così che sembra come un elicottero. Perché oltre ad aver pulito la pentola, io ti consiglio soprattutto di pulire l'interno. Sarebbe lo sportello di sotto. Che anche quello si deve pulire. Infatti, quando io apro le console, devo sempre pulire anche l'interno. Si deve sempre perdere un pochino di tempo. E poi un'altra cosa. Ti ricordo che se vuoi aprirti la console, devi aspettare che se ne vada la garanzia. Perché se apri mentre hai ancora la garanzia non è più valida. A me sembra un passato ormai. Però attualmente non sto riscontrando questo problema, grazie al cielo. Perché pulisco sempre il suo esterno evitando che entri la polvere. Io sono rimasto qua alla fine dell'anno. Ero proprio qui seduto a guardare Alexis e ho stappato la bottiglia. Per le prestazioni, per alcune modifiche e potenziamenti. Perché quando tanto uscì la PlayStation 2, la prima ad esempio teneva le ventole di raffreddamento, la Slim non ce l'ha.
La PS1 non è mai servita una ventola, però comunque tiene due bei ingressi per fare entrare l'aria. Grazie, Leo. Infatti la PlayStation 4 ha una sola ventola, a differenza della 3 che ne ha persino due. La ventola sta proprio al centro della console. Allora, Leo, abbastanza bene. Si accende velocemente, si aprono pure le pagine. Ogni tanto forse va solo un pochino lento quando apro il browser di internet, ma per il resto va tutto bene. I video non si bloccano. Ho anche seguito due o tre live in contemporanea e non mi ha dato problemi con il Windows 10. Può essere pure che questo Windows, non essendo il precedente, non l'ultimo che è uscito, fosse da questi problemi. Ma vediamo. O provo a fare l'aggiornamento e vedere se passa questo fatto, o perché il computer storto morto non è che riesce abbastanza a sopportarlo. Io l'ho dovuto mettere perché, come avete ben saputo, il 14 gennaio cesserà l'aggiornamento automatico di Windows 7 su tutti i computer. Quindi, ragazzi, chi ha ancora il Windows 7, vi consiglio di controllare la RAM, la scheda madre, la scheda video, se sono compatibili con Windows 10, perché altrimenti dovete sostituirli, o se no dovete sostituire per forza il computer, compreso il portatile. Oh, vedo che il nostro Gustavo è entrato anche lui in live. L'apo Gustavo è il papà di Karim, la ragazza che prima avete visto che mi ha salutato. Eh sì. Sai qualcosa, Leo? Visto che metterò probabilmente pure Discord, faremo come l'altra volta. Faccio una videochiamata, così tu puoi accedere al computer e vedere tutto l'elenco. Se mi danno questi problemi, usiamo quel software. Tu ti connetti e vedi un po'. Io per il momento l'ho preso solamente per arrangiarmi, per guardare la chat e fare anche qualche altra cosa. A livello di videogiochi non posso niente perché questo qua non ce la farebbe a sopportare, ma uno. Altrimenti finisce che sovraccarico la scheda, che già è bella. Perché in effetti io ho solo sostituito la disk. Tutto l'interno è quello originale, io l'ho solamente rigenerato un paio di componenti. Questo computer si può dire che ha più o meno quasi 3 anni e mezzo di vita. Non mi ricordo, devo vedere perché sta scritto. Ho ancora il vecchio hard disk, vedi? Comunque devo controllare un'altra volta la RAM appena lo accendo. Eh sì, era della Westem. Eh sì, non sono malamente. Credo che questo qua si è bruciato. Tu, Leo, invece, che avete fatto tu e Angela? Siete rimasti pure voi a casa tutto il tempo o siete usciti? Lo so.
passare anche dal nostro bel Gustavo che gli vado a fare gli auguri. Ehi, Sgazza, buonasera, buonasera e benvenuto anche a te in live, ragazzi. Presento Sgazza Babau, un altro grande amico che ho conosciuto alla fine del 2019 e che resterà con me anche in questo nuovo anno. Vi ricordo di passare da lui e di lasciargli un bel follower. Come lui, come la mamma di Twitch e Supam fanno parte del gruppo Banana. Ecco qua. A posto, saluta. Tu pure Gustavo. E voilà. Ah, perché ti ho tornato da Discord, Leo? Oh, vedo che anche il nostro Nolan è in live, ragazzi. Anche lui è uno streamer e porta specialmente giochi retro games. Infatti sta portando Super Mario Galaxy. Allora, che mi mangio stasera? Non lo so, a parte che sono un po' sazio, Prima mi sono mangiato un bel piatto di pasta a forno. Avrei le lenticchie di Capodanno. Hai installato un'altra volta Windows, oh, mamma mia. È un macello, E io ne so qualcosa. Figurati, ancora tengo il panettone, gli strufoli. Stamattina mi sono mangiato una bella fetta di panettone con la Nutella. Lo so, a livello di installazione si è veloce.
Allora. Aveva confermato il mio 3 Uscirà il 3 aprile. E questo non vedo l'ora di prenderlo, eh? Mamma mia, che attesa. Un'attesa che mi uccide. Poteva uscire per il mio onomastico. Sapete che regalo mi sarei fatto volentieri? Resident Evil 3 esce il terzo capitolo remaster di Resident Evil. Prezzo di vendita 70 euro. Sì, proprio Rea 3. Non mi dire che non hai visto né trailer né le ultime novità. Eh sì, perché Resident Evil 2 non l'ho pagato pure 70 euro. Ecco. Questo è il trailer del terzo capitolo sottotitolato in italiano. Clicca e guardalo. E dimmi cosa ne pensi. Sto usando il cell. Non ho ancora testato la webcam. Sto usando il cellulare e ho acceso il fisso un attimo. Beh, infatti appena vado in live stacco questo e attacco il portatile per la PS3. Poi domani penso che finalmente faccio una partita a Deponia e attacco il portatile pure. Mentre gioco a Deponia userò questo qua per guardare la chat. Visto che ieri mentre stavo in live ho messo il mio canale Twitch, ho potuto leggere tutti i vostri messaggi man mano che scrivevate. Infatti, guarda, ora sto connesso alla mia pagina e sto leggendo i messaggi e sto usando la tastiera del computer per scrivere. Ti stai vedendo, la scena? La scena che Jill sta correndo. Lo so, mi manca solamente un bel microfono, una bella webcam. E che vi devo dire? Prendo anche un tablet? Che dite? Nuovo anno, che dite? Mi fate tutti quanti una donazione? Ciao, Gio.
Giovanni, benvenuto in live. Sì. Comunque, io sono Lord Darkness, sono uno streamer, porto vari giochi. Ti ricordo che se vuoi seguirmi, basta che mi lasci un bel follower. Come stai? Spero che hai passato un buon anno. Come vedete, ragazzi, mi sono fatto anche la barba per fare la live. La sono bella pizzata. Questo qua, signore, che sono? E vabbè, la barba ci vuole. Comunque la webcam la devo prendere perché almeno, a differenza di questa qua del portatile, ha la risoluzione per l'HD. In questo modo si può vedere una live ancora molto più liscia. Allora, Gustavo. Allora, ragazza, com'è passato questo 2020? L'hai passato in casa, in famiglia? Siete usciti tu e la tua signora? Sì, lo so. Per questo ho detto il full, perché meno il full HD è 1080 e si vede un'ottima immagine. Ah, che fate gli spiritosi? Che è, vi siete rasati tutte e due? Io mi ricordo che c'aveva delle barbe. Che avete fatto come quel film Sotto allo specchio? E quello dopo che si è rasata la barba per anni, la moglie non si ricordava che teneva i baffi? Non ho mai capito quel film. Dai. Wow, alle 4 siete svenuti. Io allora ho aperto lo spumante, mi sono guardato un paio di film. Avrò bevuto mezza bottiglia, che l'altra mezza ma bevo sicuramente domani o stasera. E sono andato a dormire, che ore erano? Le 2, le 3? E lo stesso alle 6 e mezza mi sono svegliato. Ha detto, ma come cavolo fa a svegliarsi alle 6:30? E lo posso dire, ragazzi, abitudine. Io ho una sveglia incorporata. Certe volte mi sveglio persino alle 4 e non dormo più. Io prima mi sono rivisto un'altra volta una poltrona per due e gli acchiappafantasmi. La vecchiaia, vecchiaia. Ti pare a te. Eh sì, il primo. A proposito, ragazzi, penso che sapete che fra pochi mesi finalmente uscirà il famoso terzo capitolo dei Ghostbusters Legacy, la leggenda. Che a quanto pare vedremo uno degli eredi degli acchiappafantasmi, il nipote di Igor, che a quanto pare prenderà le redini del nonno e diventerà una sorta di mini acchiappafantasmi. Questa volta non avremo quattro adulti, ma quattro ragazzini a dare la caccia ai fantasmi in una piccola cittadina del Kansas.
E che guai che faranno! Distruggono persino un cinema per cercare di acchiapparne uno. Però comunque da quello che ho potuto leggere, perché attualmente non ci sta nessun filmato, perché a quanto ne so il film uscirà nelle sale in contemporanea, in tutte le sale del mondo. Ma da quello che ho letto sembra che potrebbe esserci uno dei veterani degli acchiappafantasmi. Perché in origine molti di voi avrete letto le varie recensioni che furono pubblicate negli anni che indicava che molto probabilmente avrebbero fatto un terzo capitolo con il ritorno di tutti e quattro i protagonisti originali. Ma l'attore che ha fatto Igor, che è scomparso 2 anni fa, non ha potuto fare questa realizzazione. Però il film, da quello che ho potuto ben vedere, è un omaggio soprattutto a Igor, perché il suo nipote, il protagonista che sta principalmente nella storia, sarà un omaggio specialmente per il nostro grande professore, Igor Spektner, un acchiappafantasmi, che credeva in tutto. Non lo dimenticheremo mai. Sono le 5:30. Beh, ragazzi, direi che possiamo cominciare a farci una bella partita a metro. Che dite? Intanto comincio ad avviare il computer. Devo solo aggiornare la fotografia e mettere scritto il mio nome. Però ho già l'ho connesso con il mio account del computer fisso. Come antivirus ho installato l'AVG, perché a differenza degli altri è l'unico che non si apre in continuazione pagine pubblicitarie, anzi le blocca subito. Infatti in qualsiasi sito che vado lo blocca immediatamente prevedendo la sua nocività. Ehi Angela, ciao tesoro, un bacione. Spero che hai passato un buon anno e che lei non ti abbia rotto troppo le scatole.
Ecco qua. Ecco, vedete? Mi connetto alla mia pagina di Twitch e da qua potrò leggere la chat senza problemi. Sì, adesso lo metto un attimo. Allora, ragazzi, non lasciate il canale. Il tempo di staccare e di modificare. Comunque, Leo, per il resto, a velocità di aprire le pagine di tutti. E tutte le applicazioni non va lento, meno male. Già è qualcosa. È quello che ho voluto verificare prima, specialmente la velocità, il tempo che apriva tutte le applicazioni e la pagina principale del computer. Quella è stata la prima cosa che ho dovuto guardare, perché se anche là andava a rilento, allora il problema era serio. Allora, Leo, tengo 4 GB di RAM. 4 GB di RAM c'ho nel computer, no, 2, 4, ne ho 4. Poi la versione, come mi hai detto tu, è la 1511. Ho 500 GB di memoria normale. Vabbè, già qualcosa comunque sono 4,50 per i soliti programmi. Che dici? Direi che può andare abbastanza bene. Il sistema operativo è di 64 bit con processore sempre basato su 64 PS. L'ID, va bene, non posso dirlo perché se no finisce che lo acchiappano. E per il resto tutto bene. Comunque, se dovessi verificare qualche problema, usiamo il programma, tu ti connetti al mio computer e vedi un po' se devi fare pure qualche modifica. Se ci sta qualche anomalia, te ne potrai subito accorgertene e vedremo un po' di man mano di sistemarlo. E che fai? Non scrivi più? Ti sei imbabborito? O Angela ti ha talmente riempito di schiaffi dicendo fammi parlare con gli altri e tu stattene seduto a cuccia. Comunque la prossima volta la devo provare la webcam del computer. Chissà come farà di risoluzione, eh? Ma comunque penso bassa perché in questi modelli qua. Oh, vedo che anche il nostro caro Bobonauta è in live. Allora, ragazzi, non vi muovete, che adesso stoppo la live. Restate fermi. Adesso metto metro. Non vi muovete. Ok? Ci becchiamo per l'atto 2.